Il Ticino conta 350.000 abitanti, ma quanti di noi conoscono davvero il territorio? Da qui la nostra idea, andare alla scoperta dei comuni ticinesi. abitanti, paese a vocazione prettamente residenziale, immerso nel verde, ma a due passi da Lugano. Ci troviamo ad Origlio, dove ad attenderci ci sono sindaco e vice sindaco. Saranno loro oggi a farci scoprire il presente e il passato del loro comune, che è racchiuso anche negli edifici. A partire da questo, che si affaccia sulla piazza del municipio e che ai tempi in cui Origlio era ancora un comune rurale, ospitava la scuola e il vecchio municipio. Ci sono delle testimonianze proprio dei tempi passati, per esempio le colonne, almeno si racconta, che provengono dalla cappella del vecchio castello che esisteva, almeno così si racconta, prima che venisse costruita la chiesa di San Giorgio, come pure la campanella che chiamava gli scolari all'inizio delle scuole, della scuola, oppure per esempio quando c'era l'assemblea comunale, la campanella proviene appunto dalla cappella che esisteva prima nel castello. Così raccontano, perché evidentemente qui si mescolano un po' le leggende, alla la fantasia, storica. Alla memoria. Sì, sì. Ci incamminiamo passando da quello che sta per diventare un altro pezzo di storia del paese, l'ufficio postale che a giorni chiuderà i battenti. Questa è stata la nostra posta, che doveva essere provvisoria e poi messa definitiva con una costruzione, è rimasta provvisoria, quei provvisori che durano una vita, per poi dopo una lotta intensa con la direzione degli uffici postali, adesso ci viene portata via, soppressa come tanti altri uffici postali del Canton Ticino. Quindi pur battendoci con dovizia non siamo riusciti a mantenerla. Il servizio però verrà garantito ancora? Verrà garantito con il servizio a domicilio, porta a porta, sperando che dia lo stesso servizio che la posta ci dava qua. Poco più avanti scorgiamo la chiesa di Carnago, frazione del comune di Origlio. Diciamo che la gente anziana di Carnago era sempre considerata una repubblica a sé stante, no? Noi ovviamente no, siamo venuti da fuori, l'abbiamo sempre pensato che ovviamente Carnago fa parte di Origlio, eccetera. Scherzosamente si può dire così, perché c'è sempre stato un pochino di rivalità tra Carnago e Origlio Paese, i due nuclei, no? Uno storico e uno meno pregiato, ma comunque un nucleo sempre è, e gli abitanti sono sempre un po' sentiti abitanti di Carnago più che di Origlio. C'è un po' di campanilismo. Sì, ma quello c'è dappertutto, penso che fa bene anche alla vita del comune, no? E chi meglio di un patrizio di Carnago per capire lo spirito che anima questo paese? Olivio Quadri ha sempre vissuto qui e, mostrandoci foto d'epoca, ci parla dei tempi in cui accanto alla sua casa non c'era una rotonda ma una bella cappella meta di processioni. Noi, i bambini, andavamo lì e c'era l'incrocio, la strada che uno andava a Origlio e l'altra verso a Ponte e Tesseretta Capriasca. E la cappella passava come porta di calcio, e noi giocavamo con la pallina di tennis, proprio quella piccola, perché non è pallone, e giocavamo lì, e dopo ogni tanto andavo nell'orto di un signore e dall'altro, dopo gridavano e noi via scappare a casa, ne avevamo paura. Ai tempi io, quando ero bambino, ragazzo, Carnago, diciamo, era abitato di circa 70 persone, 60-70, non di più. Sopra il nucleo vecchio, che come il Quintasù, arriva le nuit, prima da un rì un nucleo vecchio, come dice. Perché prima da un rì un nucleo vecchio, quello là. Questo. Ma allora è vero che c'è questo campanilismo tra i due nuclei? No. Due nuclei tra noi e Origlio? Sì. No, anzi, noi giocavamo, quando giocavamo anche i bambini militari, facciamo la guerra, c'era il signor Bosia che aveva un crotto e lui aveva la sua compagnia, il suo gruppo e noi il nostro gruppo. E dopo con il bastone, con la spada, così si incrociavamo qui di dietro, che chissà chi da Dregan Bell Runk,
e giocavamo lì, non era il campanello, si giocava. Quanta parola, ma ormai non c'è niente, c'è Aurelio Carnaghi. I ricordi spaziano, volano liberi verso le grandi feste che si organizzavano giù al laghetto e che richiamavano tanta gente da tutto il Luganese. Ringraziamo Livio per averci restituito un'immagine diversa di Aurelio e decidiamo di dirigerci verso la zona del lago, un piccolo paradiso, tante volte immortalato dal noto fotografo e ricercatore Eli Riva, che neanche a dirlo incontriamo con la sua macchina fotografica. Dal 76 adesso io penso che avrò almeno 100.000 fotografie, sì, solo sul laghetto, solo riguardante o la natura o il lago e varie specie, perché cominciando semplicemente dalle piante, no? Qui abbiamo per esempio le ninfee, e proprio dietro ci sono le iris pseudacorus, che è l'iris giallo, no? Che sono piante che fanno parte della lista rossa. Dietro, proprio dietro, c'è la stazione più grande che ci sia in Svizzera della cardamine di Mazzioli. No, una piccola pianticella dai fiorellini bianchi, una crucifera, molto, però è la più grande che ci sia in Svizzera. E qui tutto intorno di specie ce ne sono circa un 400 circa specie diverse. Queste solamente per quanto riguarda le piante, no? Per le precisità. Poi ci sono gli insetti. La preziosità di questo lago riguarda per esempio le libellule. In Svizzera, in Ticino, ci sono una cinquantina di specie, in Svizzera un'ottantina di specie diverse. Qui, delle 50 specie che ci sono in Ticino, ce ne sono ben 28 che volano qui, che ci sono qui. Alcune erano tra l'altro scomparse negli ultimi anni e grazie alla protezione che è stata fatta in questi ultimi tempi sono ritornate, e io l'ho annunciato anche, sono abbastanza felici alcuni miei amici biologi che si interessano di livello, che alcune specie sono tornate. Purtroppo in questi ultimi tempi c'è stata un po' un'emissione da parte di gente delle tartarughe americane, le quali qui hanno trovato un ambiente ideale per proliferare e poi per diventare grandi. Ce ne sono alcune che raggiungono i 50 cm di grandezza e quelle mangiano tutto quello che c'è. Questo è il lato negativo. Allora, chi ha le tartarughe in casa, mai buttarle dentro in un lago, in qualsiasi posto. Riconsegnarle a dove le hanno comperate, perché danneggia tutto quello che c'è in questo lago. Osservando, ascoltando la natura, ci immaginiamo una giornata di relax sotto una pianta, magari leggendo un libro. Ma il giro continua. E la nostra guida ci accompagna nel caratteristico nucleo di Aurelio, che come tanti gioielli in Ticino è protetto a livello federale e dove vive il presidente del patriziato Franco Lepori. Ma è un nucleo che data da tantissimo, è sempre stato mantenuto molto bene, e non è cambiato penso da sempre, è sempre stato così e continua a essere così e viene mantenuto molto bene, direi che per esempio contrariamente a tanti nuclei che hanno perso un po' di identità, nel senso per esempio sono stati asfaltati le strade, quando qui hanno dovuto fare le canalizzazioni il comune è stato molto secondo me longevo e ha mantenuto questa c'è una sorta di protezione, no? Che non è un nucleo protetto. Diciamo questo. Che non sono molto contente le signore, che si rompono i tacchi, però. Tra le strette c'è anche tempo per scoprire un aneddoto che riguarda la nomenclatura di un vicolo. Diciamo, nella parlata popolare viene chiamata Streccia di Devet, perché contrariamente alla strada grande, che è la strada principale che attraversa il paese, le persone che avevano delle difficoltà economiche, che dovevano dare dei soldi o rendere dei soldi, passavano di qua per non farsi vedere. Malpaga. Era, diciamo, la via di fuga. Malpaga. Oltrepassiamo quindi il paese per salire alla chiesa di San Giorgio, che si dice in paese si situa in un luogo energetico. Di particolare interesse all'interno della chiesa, oltre alle quattro cappelle, una dedicata a San Giorgio risalente al XV secolo, vi è l'antica statua lignea, policroma, quattrocentesca della Madonna col bambino conservata sull'altare maggiore. Già da prima del 1550 ci sono delle notizie che la gente veniva alla piccola cappella dove c'era un santuario, no? Si suppone che già questa Madonna c'era già qui. Di fatto c'è la tradizione che dicono che è stata trovata in un fiume o in un laghetto, quello non è il caso di
mettervi a assicurarvi, no? Quello che sappiamo è che negli anni 1970-80, quando abbiamo restaurato la chiesa, questa Madonna era stata messa in mezzo a una nivola. Dopo, negli anni 1970-80, quando si è restaurato con l'autorizzazione del cantone, no? Si è spogliato dalla nivola e si sono resi conto del corpo completo della Madonna. Salutiamo e, tornando verso il paese, la nostra attenzione viene catturata da un affresco, un San Cristoforo che risale al 1653, una rarità su un edificio privato. È prezioso anche come si è conservato, perché come si vede bene è stato inciso proprio su affresco e si è conservato, malgrado che fosse all'esterno e sempre sotto la pioggia, in maniera straordinariamente ottima. Di passo in passo si è fatta l'ora di rientrare e salutare Origlio. Ringraziamo le nostre guide che hanno saputo farci apprezzare quanto di bello c'è in questo piccolo comune immerso nel verde e nella natura. Grazie a voi di far conoscere il nostro meraviglioso paese, il Giro per Ticino.